Buongiorno a tutti, con questo video voglio mostrarvi l'innesto a zoffolo, come faccio io. Allora, ho preso questo qua, già qua ho fatto due. Ecco, questo tagliamo qua. Ecco, non sarà facile toglierlo, però ci proviamo. Qui abbiamo bisogno di questa gemma qua. C'è questo attrezzo, facciamo così, dopo perché non è dritto, con questo vado sopra, ecco. Al contrario della gemma facciamo un taglio. E poi proviamo a toglierlo piano piano che non si rompe. Ecco, serve un attrezzo per andare sotto. Non so se mi riesce a toglierlo, perché qua ho avuto le ascelle, è molto molto robusto, però ci proviamo. Questo è un attrezzo di mia moglie. Dai che manca poco. Eccolo. Boh, a posto. Guardate. Che bello. Bene. Adesso andiamo a vedere dove lo mettiamo. Secondo me lo mettiamo qua, è sempre meglio metterlo più vicino del ramo principale. Secondo me lo mettiamo qua, ma aspetta che porto anche l'attrezzo. Allora, qua facciamo un taglio tondo. Questi sono attrezzi molto molto buoni, l'ho comprato dalla Due Bue a Aviano. Taglia molto bene. Ecco, vedete? Viene giù, bravo. Qua vada lì, guardate quante. Poi è meglio fare la mattina, così la linfa ancora circola bene. Eccolo, bravo. Questa è proprio la sua dimensione. Dobbiamo stare attenti che la gemma guarda in su, non in giù. Bravo. Poi uso questo teflon per idraulici. Mi trovo molto bene con questo. Ecco, se non cade, perché riesco a stringerlo bene. Ecco. Molto facile, lo può fare chiunque, non è
una cosa difficilissima. Importante di farlo fine giugno, inizi di luglio, così si stacca bene dalla corteccia. Questo riesco bene a stringerlo. Allora, lo lasciamo. Vediamo se esce. Dopo vi mostro se è uscito o no. Allora, questo era l'innesto a zoffolo. Io vi ringrazio per la visualizzazione. Se volete iscrivetevi sul canale che va insieme con il canale in ungherese. Queste varietà che io le ho portato dall'Ungheria, più paesi, dall'Ucraina, dalla Moldavia. Vedrete che sono varietà per uso proprio. Io ne ho 100, più di 100 varietà. Poi vediamo. Vi ringrazio, iscrivetevi sul canale. Bene a tutti. Buongiorno.